Io ti ringrazio, condivido lo schermo, è troppo buono. Intanto è una buona cosa cercare di condividere e di capire se riesco a fare tutto. Bene così? Bene così? Ok. Bene. Questa è la mia dichiarazione di conflitto di interesse e vi dico che una delle principali funzioni, la produzione della bile è una delle principali funzioni, tra le tante funzioni del fegato. E la bile, appunto, scorre in un sistema canalicolare molto complesso che comincia dalla giusta posizione delle membrane dei colangiociti, quindi effettivamente nasce dall'epatocita, come vedremo a giusto titolo, e poi si incanala progressivamente per tutta una serie di questi vie biliari sempre maggiori fino ad arrivare al suo sbocco a livello della papilla di Vater, del duodeno, dove esercita la sua azione fondamentale nell'assorbimento della digestione dei grassi e delle vitamine liposolubili. Nell'uomo il flusso biliare è fondamentalmente dipendente dalla produzione degli acidi biliari. Voi vedete che non è così negli altri animali, ma mentre nell'uomo il flusso biliare è direttamente proporzionale alla produzione degli acidi biliari, che sono uno dei principali motori della funzione biliare, motore osmotico. Gli acidi biliari vengono sintetizzati nell'epatocita attraverso due vie molto complesse, una serie molto complicata di reazioni, una via prevalentemente di tipo fetale neonatale e un'altra che viene utilizzata successivamente nell'età giovane adulta e adulta. L'enzima chiave di questa reazione che comincia, che parte dal colesterolo, è la 7-alfa-idrossilasi e attraverso questa catena di reazioni vengono prodotti gli acidi biliari primari, che sono l'acido colico e l'acido chenotissossicolico, che poi vengono trasformati successivamente in sali per renderli più solubili. L'elemento chiave della regolazione di questa reazione tramite appunto l'enzima 7-alfa-idrossilasi è diciamo, l'azione a feedback degli stessi acidi biliari che, tranne il ricettore del farnesoide X, modulano in qualche modo aumentando o riducendo la produzione degli stessi. Questo è effettivamente un punto molto importante perché esiste, come voi sapete, questo circuito interepatico degli acidi biliari, per cui la stragrande maggioranza degli acidi biliari che viene prodotta viene assorbita e solo una piccolissima quota che è dell'ordine del 5% viene eliminata dalle feci. Questo è importante perché gli acidi biliari sono dei prodotti di estrema importanza, di estremo valore metabolico, anche se hanno sui tessuti una discreta aggressività per il loro potere proprio distruttivo osmotico sulle membrane. Una volta che gli acidi biliari vengono sintetizzati dall'epatocita, esiste un'unica e un'unica via di uscita nel canalicolo biliare che viene chiamata PSEP, che è la pompa degli acidi biliari, che è quindi una pompa estremamente importante. Vedremo per una serie di patologie poi genetiche, perché tutte le alterazioni che riguardano la pompa o il sistema che comporta la estrusione della pompa a livello della membrana e l'equilibrio della membrana stessa sono associate a patologie colestatiche del bambino. La colestasi, come diceva appunto il professor Liorio, è una condizione legata alla diminuzione fino all'arresto del flusso biliare, che può essere di natura meccanica, ma anche legato ad un'anomala composizione della bile. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono a valle il malassorbimento dei grassi, fondamentalmente delle vitamine liposolubili, e di conseguenza l'assetto reale, la malnutrizione e tutte le conseguenze legate ai difetti della vitamina A, D e K. Contemporaneamente a monte c'è un accumulo di acidi biliari nel fegato, nei tessuti estrepatici. Nel fegato questo produce un danno perché dicevamo che gli acidi biliari hanno un potere di distruttivo sulle membrane e quindi attivano dei meccanismi infiammatori e quindi un accumulo di acidi biliari nel parenchima epatico produce un danno epatico progressivo fino alla cirrosi appunto biliare, ma anche nei tessuti estrepatici perché attraverso meccanismi complessi e non perfettamente chiariti, gli acidi biliari in qualche modo innescano questa reazione del prurito che può essere
veramente devastante che può disturbare in maniera drammatica la qualità della vita e che in qualche modo segna la storia naturale dei pazienti con colestasi cronica severa e che in qualche modo è anche una unica e specifica indicazione, il solo prurito inarrestabile e intrattabile al trapianto di fegato. Viene eliminata evidentemente con la bile anche la bilirubina non è una sostanza ionica non particolarmente importante, ma c'è utile perché è una sostanza che ha una sua cromaticità. Di conseguenza la riduzione dell'eliminazione della bilirubina coniugata nella bile produce le feci progressivamente sempre più decolorate e il suo aumento dell'eliminazione urinaria delle urine sempre più colorate e cariche. Come diceva appunto il professor Iorio, esistono due circostanze di diagnosi parlando di colestasi in età pediatrica, che sono quella neonatale e quella del bambino e dell'adolescente. Per una questione di tempo banale, parlerò solo della colestasi del neonato, che è un argomento che ci, in qualche modo ci stressa un pochettino per il tempo, come vedremo, necessario per fare alcune. Diciamo, prendere alcune decisioni. La colestasi del neonato è una condizione relativamente frequente, ordine di 1 di 2500 nati, causata da un numero estremamente importante di cause, molto diverse da quanto uno possa immaginare per la colestasi dell'adulto, del bambino più grande, e nell'ambito di queste condizioni vi sono delle condizioni di particolare severità prognostica di gravità che possono richiedere appunto la necessità di ricorrere al trapianto di fegato. Quali sono le circostanze di diagnosi dell'ittero colestatico? Evidentemente quella di ittero persistente, in primo luogo quella più challenging, perché si tratta di un ittero generalmente in un bambino che sta in buone condizioni generali, che ha una storia perinatale e neonatale generalmente nuda, ma anche una decolorazione delle feci, che può essere di vario grado, fino a diventare una decolorazione completa, con delle feci bianche, mastice. No, anche eventi effettivamente più drammatici, quali l'emorragia legata a un difetto, a una carenza tardiva, late onset di vitamina K, e in quei casi, come noi sappiamo, l'emorragia è molto più frequentemente endocranica che non digestiva, ma anche quadri chirurgici, come un addome acuto, come in una particolare rara condizione che è la perforazione spontanea delle vie biliari, che dà un quadro di ittero colestatico di tipo meccanico. Oppure con la manifestazione di un'infezione batterica, perché sia una pielonefrite acuta, sia una colangite che possa rivelare poi una litiasi biliare, quindi l'infezione batterica, con dei meccanismi, particolari biochimici che sono tipici dell'età del neonato, possono determinare effettivamente un quadro di ittero colestatico. Una storia. Per rompere un po' il ghiaccio, questo è un bambino primogenito di genitori non consanguini che ha un ittero inizialmente considerato fisiologico, che poi però è presente anche oltre il decimo giorno di vita, quindi fisiologico non è più, viene un po' poi dimenticato come purtroppo spesso capita e non deve capitare, e a 10 settimane di vita il bambino è improvvisamente irritabile, l'ittero è francamente più accentuato, ha delle ecquimosi, fa degli esami che in primo luogo mostrano la bilirubina, un aumento della bilirubina totale con una grossa componente della bilirubina diretta, oltre che l'aumento degli enzimi epatici, transaminasi e gamma GT. Ma mentre tutte queste cose succedono, una crisi convulsiva generalizzata, viene ospedalizzato, è pallido, ha 4 grammi di emoglobina, è soporoso, l'attività protrombinica è indosabile, è una TAC cerebrale mostra questa devastante emorragia endocranica appunto da deficit di vitamina K. Questo per dirvi che la colestasi non è solo ittero, ma è anche una condizione più drammatica che può segnare, al di là dell'evoluzione della malattia epatica, in maniera rilevante il resto della vita dei nostri pazienti. La clinica della colestasi del neonato è quella che voi vedete nella figura, cioè feci decolorate, in questo caso fortemente decolorate, epatomegalia importante, di solito di consistenza variabile, ma che nel caso dell'atrofia biliare è di consistenza dura, quindi è importante abituarsi alla palpazione e alla descrizione delle caratteristiche di quelle dell'epatomegalia, che sarà modesta nella colestasi intraepatica, ma come dicevamo, importante in quella comunque nelle forme extraepatiche, l'urine colorate perché è l'eliminazione della bilirubina delle urine che le colora, è un dato importante
da ricordare è che nei primi mesi, nei primi 4 mesi di vita, quell'elemento che abbiamo detto caratterizzante, che è l'ittero di tutte le malattie colestatiche, di quasi tutte, in qualche modo è assente, questo per la, diciamo, il difetto ancora di maturativo dei recettori cutanei del prurito. Quello del laboratorio è certamente dominato dall'iperbilirubinemia, considerando che deve essere presente una quota di bilirubina diretta che sia almeno uguale o superiore a 1 mg per decilitro, oppure comunque superiore al 20% della bilirubina totale, se la bilirubina totale stessa è più marcata, superiore ai 5 mg. Ma come vedremo nell'atresia, le iperbilirubinemie non sono dell'ordine di 5-7 mg, non dobbiamo aspettarci dell'iperbilirubinemia particolarmente. La relazione degli acidi biliari è generalmente come principio costante, anche se esistono delle condizioni molto rare che sono i difetti di sintesi, in cui gli acidi biliari, quelli che comunemente dosiamo con i dosaggi di laboratorio degli acidi biliari idrossilati, in effetti hanno dei valori appena superiori ai livelli normali oppure francamente nel range di normalità. Un punto molto importante che va definito è quello del valore dell'attività protrombinica che in maniera molto sintetica testimonia la funzione protocellulare. Questo perché? Perché nella colestasi la funzione protocellulare è normale o comunque può essere normalizzata dalla somministrazione della vitamina K. Mentre in un'altra condizione può essere presente nel neonato, che è l'ittero insufficienza protocellulare, l'ittero è presente, la quota della bilirubina è diretta, la disturbo della coagulazione c'è, ma non è in qualche modo, in nessun modo correggibile dalla somministrazione della vitamina K. Questo è un crocevia molto importante, un bivio itterocolestatico oppure di itteroinsufficienza protocellulare, e l'ha chiarito in maniera netta e definitiva perché le cause e l'approccio è completamente diverso. Le transaminasi sono aumentate, lo sono sempre in maniera un po' specifica, ci aiutano non più di tanto. Anche la gamma GT, come voi sapete, è un elemento molto importante. Questo perché? Perché la gamma GT sono un marcatore di danno del cholangiocita e vi sono molte condizioni, da difetti di sintesi degli acidi biliari, difetti di estrusione degli acidi biliari, che sono patologie dell'epatocita, per cui le gamma GT sono rigorosamente normali, e la normalità delle gamma GT è un elemento molto utile, molto semplice, molto utile per cominciare a orientarci, diciamo, nel puzzle diagnostico delle colestasi del neonato. La diagnosi etiologica nella colestasi del neonato è indispensabile ed urgente. In primo luogo, come dicevamo, va distinto l'ittero colestatico dall'ittero insufficienza protocellulare. Ma poi, che cosa aspetta al pediatra di famiglia, quello che deve fare il primo livello di intervento? Aspetta diciamo, il ruolo forse più importante, il ruolo chiave in tutta questa storia, cioè definire e riconoscere precocemente la natura colestatica di un ittero, definire come colestatico un ittero e non lasciarsi così fuorviare dalle buone condizioni generali, dal fatto che il bambino non ha urine completamente decolorate o comunque perché magari non si riescono a vedere bene. L'altro elemento chiave a suo carico è appunto la prevenzione degli incidenti emorragici appunto una carenza di vitamina K, come il caso che abbiamo visto. Quindi la prima reazione che spetta al medico per evitare gli eventi drammatici della deficit tardivo di vitamina K è quella di fare una somministrazione parenterale della vitamina K stessa. Poi il suo ruolo pratico sarà in qualche modo terminato, ma è rilevante perché nella sua mente deve in primo luogo manifestarsi il sospetto della condizione che più ci interessa, perché è la più frequente singola causa di colestasi del neonato, è perché è quella in cui vi sono dei fattori di tempo, come vedremo, che sono molto importanti nella gestione di questo paziente. E quindi, davanti al sospetto, comunque sempre costante, di un paziente colestatico, di un'atresia biliare, il bambino dovrà essere avviato ad un centro che ha la capacità di fare una diagnosi e una cura, cioè l'intervento di Kasai, eventualmente successivamente il trapianto di questi pazienti, e non bisognerà perdere tempo in tappe intermedie. Ma perché tutta questa fretta nella diagnosi di atresia biliare? Perché l'atresia biliare è una malattia terribile. Se voi immaginate che un bambino di poco più di 6 mesi, 2 mesi, al momento dell'intervento chirurgico, ha un fegato
praticamente quasi cirrotico, con solamente questa piccola area relativamente risparmiata, un fegato terribile. Voi capite bene che è una malattia, è come l'incendio nella centrale nucleare. E questo, l'altro punto molto importante è che se l'intervento di Casali è la prima tappa della eventuale soluzione chirurgica dell'atresia biliare, i suoi risultati sono funzione dell'età in cui l'intervento viene seguito. Voi vedete questa è la linea bianca, sono i bambini, quelli fortunati che riescono ad avere un intervento di Casali nei primi 30 giorni di vita. Questi in arancione sono quelli che non avranno l'intervento di Casali, che saranno ovviamente orientati direttamente al trapianto di fegato. Voi vedete come aumentare l'età in cui da 31 a 45, dai 46 ai 60 dell'intervento di Casali si riduce progressivamente la sopravvivenza col fegato nativo, cioè la possibilità di sopravvivere a lungo con questa malattia parzialmente risolta dall'intervento di Casali, però senza aver bisogno del trapianto di fegato. Infatti la sopravvivenza col fegato nativo poi si riduce significativamente con l'aumento dell'età all'intervento di Casali, e questo è un valore significativo, statisticamente significativo. E io finisco con tre diapositive che vi danno nove messaggi chiave sul tema. Il primo è che ogni ittero neonatale che persista oltre le 2 settimane di vita è un ittero patologico, questo dobbiamo profondamente convincerci di questo, e richiede una diagnosi urgente. Anche un ittero al latte materno è un ittero patologico e non è l'ittero fisiologico. Una volta che uno fa una diagnosi, evidentemente è una diagnosi che è rasserena, perché noi sappiamo che ha una evoluzione prognostica favorevole. Come possiamo definire la natura colestatica dell'ittero? Possiamo definirla solo facendo, a partire da 2 settimane e un giorno di vita, superato quindi la fase cronologica rigorosa dell'ittero fisiologico, attraverso un prelievo venoso. Ah, no, un prelievo capillare, non ci interessa la bilirubina totale, ci interessa la bilirubina diretta. E se la bilirubina diretta è superiore a 1 mg per decilitro, quello è un ittero colestatico, con tutto quello che abbiamo detto e le conseguenze del tema. Quindi mai più diagnosi de visu di ittero da latte materno. Signora mette il bambino al sole che così l'ittero scompare. Questo è medioevo, vi prego, è medioevo. L'esame di un neonato itterico evidentemente richiede una valutazione clinica, tra cui la palpazione del fegato per avere le caratteristiche dell'epatomegalia e la valutazione del colore delle feci e delle urine, che sono di importante aiuto per confermare la valutazione clinica, ma che, come abbiamo detto, deve essere ufficializzata da un dosaggio della bilirubina diretta. E, come abbiamo detto, una volta che noi siamo convinti della natura colestatica dell'ittero, dobbiamo fare un'azione medica, che è la prevenzione dei danni gravi della carenza di vitamina K, che è appunto la emorragia in generale e l'emorragia endocranica in particolare. Infine, il dosaggio della vitamina dell'attività protrombinica dopo somministrazione di vitamina K ci permette di distinguere e di chiarire la natura colestatica o di ittero o l'ittero da insufficienza cellulare, quindi diciamo di orientare sempre ad un centro di riferimento, ma con delle diagnosi completamente diverse. Abbiamo detto che sempre va evocata il sospetto diagnostico di atresia biliare, e che dovrà solamente davanti a negazione dello stesso noi potremo evitare il percorso dell'intervento di Casali, e questo lo possiamo fare solo riferendo immediatamente a un centro di nostra fiducia, che noi dobbiamo conoscere e sapere, al collega che si occupa nella zona geograficamente a noi lì di questo tipo di problemi, e che ha tutti gli strumenti per poter rapidamente arrivare alla diagnosi ed eventualmente all'intervento chirurgico se si trattasse di un'atresia. Io vi ringrazio. Grazie, grazie Giuseppe per questa magistrale presentazione. Ovviamente non avevamo dubbi, non è una sorpresa. Ti ringraziamo ancora di più per questi messaggi conclusivi, per questi nove messaggi che penso debbano
essere portati a casa e gelosamente conservati dai colleghi pediatri. Chiedo ai colleghi all'ascolto di proporre domande al professor Maggiore utilizzando l'apposita modalità. Queste domande saranno praticamente discusse alla fine delle quattro presentazioni. E passiamo adesso a un altro big al professore Giuseppe Indolfi, pediatra e patologo del Meyer di Firenze, che ci parlerà di approccio diagnostico e terapeutico alla colestasi. Prego, Giuseppe. Buonasera, professore, buonasera a tutti coloro che sono in ascolto. Grazie innanzitutto. Sento a riconoscermi una presentazione come quella che mi ha fatto, ma le sono molto grato. Sono grato anche alla professoressa Staiano per aver organizzato e voluto questo webinar. Ho il compito di parlare e di cercare di condensare i 20 minuti delle informazioni sull'approccio diagnostico e terapeutico delle colestasi. Cercherò di condensare una serie di messaggi pratici, essendo stato facilitato in maniera così brillante come al solito dal professor Maggiore. Parlerò di due farmaci che probabilmente, spero, riusciate a conoscere meglio alla fine di questa trattazione, che sono i nuovi farmaci per il trattamento del prurito e delle colestasi, e questi sono i miei conflitti di interesse. Abbiamo già avuto un'infarinatura sulle molteplicità delle cause di colestasi neonatale o di colestasi dell'adulto. Quando si parla di diagnosi e poi successivamente di terapia, è chiaro che, soprattutto per l'aspetto diagnostico, di fronte alla molteplicità di queste cause, noi dovremmo basarci su una serie di strumenti che abbiamo a disposizione, che sono strumenti di laboratorio, strumenti radiologici. Nell'era dell'utilizzo della Next Generation Sequencing e dell'esomica, strumenti genetici e strumenti quindi molto avanzati. È chiaro che poi per ciascuna di queste patologie ci sarà un input clinico che è quello fondamentale, che ci permetterà già di fare una diagnosi differenziale, uno screening, e partendo dalle modalità di presentazione fenotipiche della colestasi, di arrivare a un orientamento diagnostico più o meno preciso. Questa è una diapositiva molto vecchia. Io penso di aver visto questa diapositiva per la prima volta nel 2001, me l'ha presentata il dottor Resti, il mio primario, ma è una diapositiva estremamente valida. Valida sicuramente ai fini didattici, perché questa classificazione tra indici di citolisi, indici di funzionalità epatica, indici di colestasi, è quello di cui abbiamo bisogno per non inquadrare tutte le malattie del fegato in un singolo gruppo, ma per orientarci sulla base della modalità di presentazione laboratoristica. La maggior parte degli esami che sono descritti in questa diapositiva sono esami che possono essere effettuati in qualsiasi laboratorio e quindi alla portata di tutti. Quindi un ruolo didattico importante nella distinzione appunto tra citolisi, funzione e indici di colestasi, ma devo dire che, come ci ha anticipato anche il professor Maggiore, c'è un ruolo pratico nella diagnosi differenziale delle colestasi che noi come patologi pediatri dobbiamo tenere in mente. Quindi provo a trasformarvi in un grafico quello che in pratica vi è stato già detto. Noi possiamo concentrarci di fronte a un paziente che si presenta con un quadro di colestasi clinica, come ce l'ha descritto il professor Maggiore, e con degli esami di laboratorio, probabilmente chiesti dal pediatra che è in cura e il paziente stesso, noi possiamo orientarci sulla base inizialmente, ad esempio, delle gamma GT. E abbiamo due grossi mondi che si aprono davanti a noi, gamma GT elevate e gamma GT normali. Quando le gamma GT sono elevate, noi abbiamo già escluso una serie di patologie e allo stesso tempo ne abbiamo identificate altre possibili ben note, come la sindrome di Alagille, l'atresia delle vie biliari, di cui abbiamo già parlato, ma in età più adulta potremmo parlare ad esempio della colangite sclerosante oppure della tossicità da farmaci. Al contrario, se le gamma GT sono normali, abbiamo un altro percorso di diagnosi differenziale che potrebbe prevedere nella nostra mente l'utilizzo degli acidi biliari come ulteriore discriminante, e anche in questo caso, come ci è stato già accennato, se gli acidi biliari sono elevati e le gamma GT sono basse, se possiamo trovarci di fronte a una serie di patologie prevalentemente monogeniche, quindi che si trasmettono
trasmettono per mutazione di un singolo gene e che rappresentano, seppur nella loro rarità, un capitolo importante messe tutto insieme delle colestasi a esordio neonatale o post neonatale. E poi ancora, se gli acidi biliari sono normali, le gamma GT sono normali, ancora quel capitolo di patologie molto rare, di deficit di sintesi degli acidi biliari, che però dobbiamo tenere anche in questo caso presente, perché sono passibili di una terapia e quindi possono essere in qualche modo, una volta diagnosticate, anche essere curate. E poi io sono un amante dello stick delle urine e dell'esame delle urine, perché penso che nelle mani, ad esempio, di un pediatra possa essere uno strumento semplice che però ci può orientare. Ricordiamoci, ad esempio, che quando ci troviamo di fronte a un neonato, che sia itterico o che non sia itterico, le urine devono essere assolutamente trasparenti, non sono dotate di alcun colore. Invece nel paziente colestatico, come sappiamo, le urine sono ipercromiche e sono ipercromiche per la bilirubinuria, e gli stick urine hanno, a giusto appunto, la possibilità di determinare la presenza di bilirubina all'interno delle urine, così come in un ittero emolitico l'ipercromia può essere associata a un'emoglobinuria. E quindi anche questo è uno strumento semplice, ma che già nell'ambulatorio del pediatra può essere estremamente utile per ampliare o quantomeno per fare un passo in più ai fini della diagnosi differenziale. Alla fine credo che alla fine di questo webinar penserete che gli epatologi sono praticamente fissati con la atresia delle vie biliari, e forse è vero, perché non vi nego che dal punto di vista pratico trovarsi di fronte a bambini che arrivano alla diagnosi di atresia delle vie biliari tardi ci crea un senso di dispiacere e di sconforto, perché sappiamo che forse c'era una chance, ci sarebbe stata una chance nel diagnosticare quel paziente prima, e sappiamo anche qual è tutto il percorso gravoso sia per il paziente quanto per la famiglia che porterà una diagnosi tardiva di atresia delle vie biliari a un trapianto di fegato. E quindi partiamo, come sempre, dal sospetto clinico laboratoristico, andiamo attraverso l'ecografia, che di per sé non è lo strumento migliore, ma che ci può far vedere, ad esempio, un'assenza della colecisti, una colecisti piccola, una colecisti non contrattile, oppure quello che è il segno clinico che viene, il segno ecografico che viene descritto più comunemente, che è quello del triangolo arcolo. Possiamo non passare attraverso la biopsia, la trattazione, la discussione di questo aspetto sarebbe troppo lungo e complicato, ma di sicuro quello a cui dobbiamo arrivare nel caso in cui si sospetti un'atresia delle vie biliari è la colangiografia intraoperatoria, che unisce l'atto diagnostico all'atto terapeutico, che è quello poi di fare un intervento di casale. Nelle mani dell'epatologo, anche se non entrerò nella descrizione delle indicazioni e delle controindicazioni, c'è sicuramente anche la biopsia epatica percutanea. Voi vedete un elenco di patologie in cui la biopsia epatica percutanea può essere utile, non è detto che debba essere eseguita per forza, anzi, ove possibile, noi cerchiamo di evitare tutti gli interventi invasivi, sebbene se fatta in mani esperte, sotto guida ecografica, come state vedendo, la biopsia epatica percutanea è uno strumento sicuro. L'obiettivo finale è quello di ottenere un frammento di fegato. In questo caso vedrete un frammento di grosse dimensioni, pur trattandosi di un ago molto piccolo utilizzato per una biopsia pediatrica, ma dal quale l'anatomopatologo potrà trarre informazioni tanto che utili dal punto di vista diagnostico, ma alle volte anche tanto utili dal punto di vista prognostico per orientarci nella gestione futura del paziente. E poi abbiamo degli strumenti importanti, come ad esempio la colangiorisonanza magnetica, che ha sostituito la colangiografia diretta nella definizione anatomica delle vie biliari. In questo caso si tratta purtroppo della drammatica evoluzione di una ragazza di 14 anni, che ancora seguiamo presso il nostro ospedale, che ha una patologia che si chiama colangite sclerosante, che ci ha stupito per la sua rapida evoluzione da un quadro abbastanza comune e caratteristico per una colangite sclerosante pediatrica, a un quadro quasi cistico, estrema dilatazione e compromissione delle vie biliari, per la quale non possiamo pensare a nient'altro se non a un trapianto di fegato. In realtà, una volta arrivati alla diagnosi, io vi ho fornito una panoramica che appiattisce quindi tutti gli strumenti che possiamo utilizzare, ma ce ne sono probabilmente anche molti altri, non ho attraversato tutto il percorso della genetica. Una volta arrivata alla diagnosi, noi poi dobbiamo cercare di capire quali sono gli strumenti terapeutici, e in questo momento, come è stato anticipato dal professor Iorio, noi siamo particolarmente fortunati ed eccitati, perché abbiamo dei nuovi farmaci che ci possono aiutare nella terapia medica delle colestasi. Io proverò a parlarvi degli agenti colerei,
diabetici, parlerò di quello che è un problema importante, come ci è stato detto, che è la gestione del prurito, e poi farò un rapido accenno al supporto nutrizionale, che fa tutto parte dell'approccio medico alla terapia, concentrandomi però su due su un farmaco, su un gruppo di farmaci in particolar modo, l'acido ursodeetilossicolico, e poi la novità, gli inibitori reversibili e selettivi del trasportatore ideale degli acidi biliari. Beh, noi dobbiamo tanto all'acido ursodeetilossicolico, siamo stati come patologi additati per molto tempo come l'unica categoria medica che aveva a disposizione un solo farmaco, e noi siamo stati comunque grati e siamo tuttora grati alla potenzialità di questo farmaco. Alcune note su come funziona. Beh, quando parlo con i genitori in realtà mi sono reso conto, anche preparando questa relazione che probabilmente non ho dato tanto al merito e alla complessità di attività di questo farmaco. Si dice di solito un farmaco coleretico aiuta il deflusso della bile, in realtà fa molto, perché fa molto di più, perché è un acido biliare idrofilo che costituisce normalmente solo il 4% del pool degli acidi biliari contenuti nella bile, e che va a sostituire qualitativamente gli acidi biliari idrofobi, che sono quelli che invece determinano un'attività tossica, avendo una particolare abilità litica nei confronti delle membrane. In realtà tutto ciò si traduce in effetti antiapoptotici, immunomodulanti, antinfiammatori e antiossidanti. Il problema vero è che, pur trovando applicazione e indicazione all'utilizzo in una molteplicità di malattie, qui ce ne sono soltanto alcune, quelle seppur rare, più comuni, e per le quali più comunemente è utilizzato l'acido ursodeetilossicolico, devo dire che se si va a fondo nella ricerca delle evidenze che possano supportare l'utilizzo di questo farmaco, ne abbiamo pochi di evidenze nette e certe che questo farmaco, oltre ad avere un effetto cosmetico evidente sui valori delle transaminasi, sui valori delle gamma GT, molte volte possa avere anche un impatto a lungo termine sulla prognosi della maggior parte di queste malattie colorate. Stati. E nella pratica clinica, quello a cui ci troviamo di fronte, però, è molto spesso nei pazienti con colestasi, è questo: il prurito, che il prurito è una malattia vera e propria, può inficiare la qualità di vita del paziente in maniera drastica, importante, inficia la qualità di vita della famiglia in maniera importantissima. Non a caso qui vi ho presentato due immagini, quelle di un adolescente e quello di un bambino un po' più grande. Non vi ho presentato il lattanti, anche perché l'espressione del prurito di solito, noi diciamo, si manifesta dopo i primi 6 mesi di vita, e ovviamente non si manifesterà solo e con le lesioni da grattamento, ma si manifesta con l'irritabilità, la difficoltà ad alimentarsi, con la mancanza di sonno, con il sonno interrotto. Però il prurito è un problema nei confronti dei quali noi abbiamo delle armi limitate. Questa diapositiva, questa figura, banalizza molto il percorso del prurito. Noi non sappiamo veramente quali siano le cause del prurito colestatico. Abbiamo però degli indizi che ci vengono soprattutto dalle prove terapeutiche, farmacologiche. Sappiamo sicuramente che ci sono alcune sostanze che valuteremo, tra le queste ci sono sicuramente gli acidi biliari, che possono avere un effetto stimolante le fibre nervose. C'è sicuramente una trasmissione centrale ascendente del prurito, e c'è una possibilità di modulare per via discendente il sintomo prurito, anche in questo caso in modo farmacologico. I mediatori del prurito sono tanti: ci sono gli acidi biliari che si accumulano nella cute e stimolano le terminazioni nervose, ci sono gli oppioidi endogeni per i quali è stata dimostrata un'aumentata concentrazione plasmatica nei pazienti colestatici con prurito, c'è la serotonina, che è un neurotrasmettitore identificato nella neurotrasmissione della nocicezione del prurito stesso, e anche in questo caso l'omeostasi del sistema serotoninergico alterato nei pazienti con colestasi cronica, c'è l'acido lisofosfatidico che viene prodotto attraverso l'enzima autotassina, le cui concentrazioni sono aumentate nei pazienti con colestasi, e c'è anche in questo caso sicuramente di stamina. E a fronte di tutti questi possibili mediatori del prurito, noi abbiamo una serie di farmaci che ci aiutano nella gestione del prurito stesso, e accanto
all'acido ursico desossicolico, che sicuramente trova indicazione anche nel prurito, c'è sicuramente la rifampicina, di cui non sfruttiamo appieno e in modo isolato l'effetto antibiotico, ma sfruttiamo la possibilità di avere un'induzione enzimatica del citocromo P450, quindi con un meccanismo abbastanza complesso che si trasforma in ultima analisi in un miglioramento in alcuni pazienti, non in tutti, del controllo del prurito colestatico. E poi abbiamo altri approcci, quello ad esempio con la colestiramina, che non mi piace particolarmente, ma potrebbe essere una mia impressione personale, che ha come obiettivo quello di catturare a livello intestinale gli acidi biliari e altre sostanze d'azione pruritogena, ma contemporaneamente si porta dietro anche altri farmaci e sostanze nutritive, può dare come effetti collaterali la stipsi. Il naltrexone, che è un antagonista oppioide, che in questo caso quindi agisce su quella specifica, su quel specifico effetto degli oppioidi nel determinare il prurito, e poi la sertralina, che aumenta il tono serotoninergico centrale e quindi anche in questo caso può migliorare il controllo di questo sintomo così invalidante. Mi piace spendere alcuni secondi sul fatto che accanto all'approccio farmacologico del prurito, che per ora è molto spesso insoddisfacente nei pazienti più resistenti, ci sono sicuramente una serie di approcci che sono non farmacologici ma che sono estremamente importanti. Abbiamo esperienza di famiglie che con particolare dedizione e abnegazione riescono, attraverso misure non farmacologiche come quelle descritte in questa diapositiva, a determinare un notevole miglioramento nella quotidianità dei propri figli con prurito, e quindi l'importanza di mantenere sempre la cute ben idratata, di evitare bagni troppo caldi che vasodilatano e preferire brevi docce magari con acqua tiepida, non sovrariscaldare la camera, avere un'adeguata igiene delle unghie, evitare i tessuti che possono irritare la cute, coprire il più possibile il corpo del bambino perché non possa arrivare al contatto diretto con la cute stessa. Però è giunto il momento, visto che ne abbiamo la possibilità, anche di parlare di approcci diversi, innovativi. Beh, quello che succede nella fisiologia è che gli acidi biliari, come ci hanno già spiegato, vengono immessi nella bile, arrivano nel duodeno, svolgono la loro funzione nell'intestino teno e poi arrivano a livello della porzione terminale dell'intestino, dove vengono riassorbiti ad opera di un recettore. Beh, in questa diapositiva, come vedete, si mima quello che potrebbe essere un intervento di Kasai per una atresia delle vie biliari. Quello che succede è che esiste la possibilità di inibire in maniera selettiva, reversibile, ma in maniera molto efficace, il recettore ideale degli acidi biliari, interrompendo il circolo enteroepatico degli acidi biliari, quindi aumentando quella quota del solo 5% di acidi biliari che normalmente dopo la secrezione attraverso la bile viene eliminato con le feci. Questo di per sé riduce anche la quantità di acidi biliari che ritornano al fegato, che si rimettono nella circolazione e che quindi possono mediare il danno. Tutto ciò è possibile grazie a un gruppo di farmaci, a una famiglia di farmaci che vengono somministrati per via orale. Si stanno dimostrando estremamente efficaci, ma anche molto sicuri, perché hanno un minimo assorbimento e minimi effetti sistemici, e che hanno alla loro base solo il razionale di ridurre i livelli serici degli acidi biliari e quindi di conseguenza andare a impattare, da un lato, il sintomo associato all'accumulo degli acidi biliari nella cute, che è il prurito, ma potenzialmente, anche se ci vorrà un pochino più di tempo per capire se questo effetto è reale oppure no, anche andando a ridurre la quantità di acidi biliari, impattare la storia naturale delle malattie colestatiche che possono trarre beneficio dall'utilizzo di questi farmaci. Per ora il campo di applicazione di questi due farmaci, Devixtat e Maralixtat, è la sindrome di Alagille, le cosiddette colestasi familiari progressive intrepatiche, una famiglia di patologie, e ovviamente anche l'atresia delle vie biliari. Molto rapidamente vi do un flash su questi due farmaci, in particolar modo cominciamo dall'Odevixibat, studiato in due trial registrativi che sono stati effettuati su pazienti in età pediatrica con colestasi familiare progressiva intrepatica di tipo 1 e di tipo 2, poi è stato ampliato la possibilità di arruolare anche ad altri pazienti con altre forme di colestasi familiari progressive intraepatiche. E come vedete è un
si tratta di trial randomizzati di fase 3 contro placebo, sono stati testati due dosaggi del farmaco e al termine delle 24 settimane di trattamento c'è stata poi una possibilità di arruolare in uno studio di estensione in cui si è utilizzata la dose più alta del farmaco e sono stati inclusi ovviamente pazienti che avevano ricevuto il placebo e altri pazienti con colestasi progressiva. Beh, l'obiettivo di questi farmaci è stato finalizzato in prima istanza al controllo del prurito e in questo caso vedete chiaramente come la linea blu è quella corrispondente ai pazienti che hanno ricevuto il placebo, che nel corso delle 24 settimane non hanno tratto il beneficio, che è ben evidente nella valutazione di questo score, che valuta proprio il prurito, ben evidente nei pazienti che hanno ricevuto i due dosaggi diversi di farmaco di Vixibat, sia a dosaggio più alto che a dosaggio più basso, che messi insieme a creare un unico gruppo. Il secondo obiettivo era quello di valutare l'effetto di questi farmaci sui livelli serici degli acidi biliari. Anche in questo caso la linea blu, che è quella del placebo, non varia in maniera significativa come varia nei pazienti trattati, indipendentemente che si tratti di pazienti con FIC di tipo 1 e FIC di tipo 2, che sono due malattie che hanno a comune il nome, non il numero, e il fatto che rientrano nell'ambito delle colestasi, ma che hanno un fenotipo di presentazione clinica che è estremamente diverso. Il trattamento, come vi dicevo, si è dimostrato ben tollerato, ci sono stati degli eventi avversi che non sono differiti tra il gruppo placebo e il gruppo trattato, ma non si è trattato di eventi avversi gravi. E ultimamente si stanno accumulando, questi sono dati che sono stati presentati all'ultimo congresso ESPGA, quell'insieme di valutazioni aggiuntive che ci fanno pensare che potremmo forse richiedere ed ottenere di più da questi farmaci, di più rispetto al controllo del prurito e alla riduzione degli acidi biliari. Questo ad esempio è l'effetto sulla crescita, ma potrei avervi presentato anche le valutazioni sulla qualità di vita, oppure valutazioni sui parametri biochimici come le transaminasi e la bilirubina. Cambiando un attimo la patologia, andando verso la sindrome di Alagille, l'altra malattia colestatica importante per noi epatologi, vi presento i dati del Maralixibat, altro inibitore selettivo del reuptake degli acidi biliari a livello ileale, in questo studio con un design accattivante, molto particolare, in cui tutti i pazienti sono stati arruolati per 18 settimane e hanno ricevuto il farmaco, poi sono stati sottoposti a una randomizzazione in cui alcuni hanno continuato ad avere il farmaco, altri hanno sospeso il farmaco e hanno assunto il placebo, come controllo interno per valutare quindi l'efficacia, l'effetto della sospensione del farmaco e poi della reintroduzione del farmaco per poi proseguire in uno studio di estensione a lungo termine. Anche in questo caso due parametri importanti, il prurito, e come si vede c'è un iniziale decremento del prurito in tutti i soggetti che assumono il farmaco. La linea rossa sono i soggetti che a un certo punto dal Maralixibat passano al placebo, che hanno di nuovo una recrudescenza del prurito per poi ritornare sui valori pre-interruzione del farmaco con la reintroduzione del farmaco stesso identico andamento anche per quello che riguarda i livelli di acidi biliari serici. Evidenze molto convincenti anche con questo farmaco, con un profilo di sicurezza anche in questo caso rassicurante. E questa è un'altra esperienza interessante, perché quello che ci manca è, come vi dicevo, la possibilità di valutare nel lungo termine se questi farmaci possono in qualche modo anche modificare la storia naturale della malattia. Questo è un tentativo molto sofisticato ed elegante di confrontare i pazienti che hanno ricevuto il Maralixibat con una corte storica di pazienti che non ha ricevuto il farmaco, ma accoppiati con dei metodi statistici molto appunto sofisticati per caratteristiche cliniche, età, per durata dell'esposizione alla malattia. E come si vede da questa analisi c'è una sopravvivenza priva di eventi significativi dal punto di vista patologico, stiamo parlando ovviamente di eventi importanti come il trapianto, la morte dovuta alla malattia stessa, che è migliore nei soggetti trattati con Maralixibat rispetto ai soggetti che non hanno ricevuto il trattamento, hanno ricevuto la terapia standard e quindi che rappresentano per ora la coorte di storia naturale della malattia.
malattia. Bene, questi farmaci sono accessibili, sono entrambi utilizzabili nel contesto di un expanded access. Per lo Devixibat, la buona notizia è che da pochi giorni l'AIFA ha contrattato la rimborsabilità ed ha accordato la rimborsabilità del farmaco per l'indicazione delle colestasi familiari progressive intraepatiche. Siamo in una fase in cui anche noi patologi stiamo accumulando esperienza e veramente siamo contenti di poter avere uno strumento terapeutico, strumenti terapeutici che sembrano sia per i dati che sono a disposizione quanto anche per le prospettive future estremamente positive. Veramente in maniera molto rapida vorrei dirvi che è importante per questi pazienti curare con attenzione gli aspetti nutrizionali, perché per molteplici cause i pazienti con colestasi sono soggetti che possono andare incontro a malnutrizione, hanno uno scarso intake calorico, hanno un'enteropatia cronica, hanno un aumentato fabbisogno energetico, non assorbono i grassi come dovrebbero, e quindi le strategie devono essere multiple. Dobbiamo cercare di interagire con i nostri dietisti in maniera efficiente per dare una dieta ipercalorica, favorire l'utilizzo dei grassi MCT, gli oligoelementi, restrizione di sodio, perché il sodio va sempre contrario ai pazienti con epatopatia, è sempre contrario alle pazienti con epatopatia cronica, per cercare di prevenire quindi la malnutrizione e correggere il problema nei pazienti colestatici. Le vitamine liposolubili, che possono essere somministrate sia per bocca che per via intramuscolare, per via parenterale, l'assorbimento per via orale ovviamente inversamente proporzionale alla gravità della colestasi. Qui ognuno adotta più o meno le sue strategie, c'è chi utilizza dosaggi molto alti di vitamine liposolubili per ossa anche nei pazienti fortemente colestatici, chi preferisce la certezza di avere un assorbimento sistemico utilizzando le stesse vitamine ma per somministrazione parenterale. Ovviamente qui si dovrà basare sull'esperienza personale ma anche sulla risposta del singolo paziente, facendo delle determinazioni seriate e valutando se la nostra supplementazione è sufficiente oppure no. Spero quindi in questo breve excursus, mi scuso per la velocità, di avervi dato una panoramica sull'approccio diagnostico e terapeutico al paziente colestatico, di aver condiviso con voi le novità terapeutiche. Come vi dicevo, siamo tutti molto curiosi di vedere che cosa succederà e se questi farmaci possono darci qualcosa ancora in più rispetto a quello che sappiamo già. E permettetemi anche semplicemente pochissime parole per dire che a livello della Società Europea di Gastroenterologia, Patologia e Nutrizione Pediatrica stiamo organizzando delle attività che ovviamente hanno a che fare anche con le colestasi. Ci sarà una monotematic conference sulla sindrome di Alagille a gennaio prossimo, e poi una scuola di epatologia che è destinata a tutti i neofiti delle patologie pediatriche, dove ovviamente si parlerà di malattie colestatiche e di molto altro. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie Giuseppe per questa panoramica molto completa. E per tutti gli spunti che ci hai dato, veramente complimenti, perché sei riuscito in un tempo limitato a darci un overview veramente completa. Grazie pure per il fatto che hai dichiarato che non sei tra quelli che amano la colestiramina, e io sono d'accordo con te. Adesso praticamente passiamo la parola al collega Pietro Lerro della Torino 5. E voglio prima, diciamo, confessarvi una cosa. Ci sono due principali categorie di pazienti che consultano noi pediatri e patologi per problema della colestasi. Ci sono i pediatri di famiglia e ci sono i neonatologi delle terapie intensive neonatali. Devo dirvi che penso che Maggiore e Indolfi condividano che mi allarmo sempre molto di più quando mi chiama un pediatra di famiglia, perché la chance che si possa trattare di una atresia delle vie biliari è molto più alta tra i neonati lattanti apparentemente sani presenti sul territorio rispetto ai neonati malconci delle terapie intensive neonatali, dove la colestasi è certamente più frequente, ma sicuramente è meno frequente in proporzione l'atresia delle vie biliari. Prego Pietro per la tua esperienza negli studi pediatrici del territorio. Grazie. Invito i colleghi poi a formulare domande al professore Indolfi con la solita modalità. Scusami Pietro, a te la parola. Sì,
Cerchiamo di condividere. Ecco qui. Ecco, io porto l'esperienza degli studi pediatrici del territorio. Certo che ringrazio il professore, ringrazio la professoressa Staiano e tutti gli organizzatori, ma parlare dopo il professor Maggiore, dopo il professor Indolfi, non è un'esperienza rilassante vista la loro capacità. Io porto soprattutto quello che è l'esperienza di un pediatra del territorio. Da 12 anni faccio il pediatra del territorio, ma penso di essere stato scelto perché per 16 anni ho lavorato nella gastroenterologia pediatrica del Regina Margherita, quindi ho vissuto in prima persona quella che è la difficoltà, direi forse la parola giusta, la fatica di fare una diagnosi di colestasi in alcuni casi, anche la drammaticità della diagnosi. Adesso invece vorrei parlarvi di quella che è la difficoltà che incontra anche il pediatra del territorio, perché anche il pediatra del territorio ha i suoi problemi e non è tutto rose e fiori. Sappiamo che la colestasi è una condizione che, come ha detto il professore, circa 1 su 2500 nati. Ecco, il primo problema che si presenta al pediatra del territorio è che il bambino si presenta intorno ai 15 giorni di vita, cioè vede per la prima volta il bambino intorno alle 2 settimane di vita. E potete capire quello che portano i genitori al pediatra, perché praticamente spesso è il primo medico che vedono dopo la dimissione dalla neonatologia. Il pediatra non è informato in genere sul fatto che il bambino è itterico. In genere i genitori non lo dicono. Io ho provato anche negli ultimi mesi, da quando ho saputo di essere stato coinvolto in questa webinar, a rendermi conto su quanti genitori fossero informati o mi riferissero del problema. I genitori in genere non riferiscono che il problema ha le sclere gialline. Quindi è una cosa che il pediatra deve vedere. Voi capite che quando una famiglia, in genere si presentano padre e madre alla prima visita, al primo bilancio di salute, i problemi che portano sono quasi sempre problemi di tipo pratico. Il bambino mangia tutti i momenti, il bambino non vuole dormire, il bambino rigurgita, ma lì, dottore, sono quasi tutti problemi pratici, anche perché questi bambini spesso sono bambini in buona salute, nati a termine, allattati al seno, con una crescita anche regolare. Quindi sono dei bei bambini, quindi il lato sanitario che i genitori portano alla prima visita, diciamo che rimane in sottofondo. Quello che è più importante per i genitori sono i problemi pratici. Quando poi si fa notare a questi genitori che il bambino è itterico, però qui c'è la prima difficoltà, i genitori si dicono il bambino è un po' giallino, però la zia mi ha detto, il vicino di casa mi ha detto che è una cosa dovuta al latte materno. Quindi diciamo che la prima difficoltà per il pediatra è fare diagnosi di ittero, perché un bambino che arriva nell'ambulatorio del pediatra per il primo bilancio di salute molto spesso dorme, anche se staziona nel nostro ambulatorio per una mezz'ora, tre quarti d'ora, a volte anche 60 minuti, il neonato ha gli occhi chiusi. Quindi noi non sappiamo, questo neonato che è arrivato nel nostro studio, se ha l'ittero oppure no, e abbiamo anche difficoltà a scorgerlo questo ittero, perché l'ittero, il bambino non apre gli occhi, magari quando li apre per un momento e noi stiamo registrando altre cose, quindi dobbiamo metterci con impegno a valutare la presenza di ittero oppure no. Quindi questa è la prima difficoltà, proprio diagnosticare la presenza dell'ittero. Ecco, allora a questo punto un bambino che è venuto nel nostro studio a circa 15-20 giorni di vita, è assolutamente importante, questo è un consiglio che do a tutti i pediatri del territorio, i pediatri di famiglia, a non essere superficiali, cioè a non fidarsi del fatto che quasi sicuramente si tratta di un ittero da latte materno. Tanto siamo rassicurati dal fatto che la crescita è normale, il bambino cresce bene, i genitori sono tranquilli, cioè c'è una specie di luna di miele che noi in qualche modo dobbiamo andare a interrompere con la nostra decisione, con il nostro a volte anche coraggio. Però una volta visto il littero e siamo in un bambino che ha già più di 15 giorni di vita, ecco, noi dobbiamo naturalmente
fare l'anamnesi. L'anamnesi, siamo alla prima visita, deve essere un'anamnesi generalizzata. Andiamo alla ricerca anche, che ne so, di prurito gravidico, se è presente nella famiglia altri problemi di tipo epatobiliare. L'esame obiettivo, come ci ha detto anche il professor Maggiore, deve andare a cercare un'eventuale epatomegalia, un eventuale aumento della struttura epatica, un fegato più duro, la presenza di splenomegalia, cioè la presenza di ascite, cioè noi andiamo a valutare tutto. Però la cosa che non deve mancare, e questo l'ha già detto anche il professor Maggiore, è la valutazione diretta del colore delle feci appena emesse e del colore delle urine. Questo è un compito, è un dovere del pediatra che ha notato un ittero in un bambino di 15-20 giorni, ha notato un ittero che, abbiamo detto, non è facile vedere, però una volta, anche perché questi bambini non hanno, abbiamo detto che magari hanno 4-5 di bilirubina totale, quindi non è un ittero molto evidente, però una volta notato noi dobbiamo osservare le feci, e le feci devono essere osservate quando vengono emesse. Voi mi direte, ma se il bambino non emette, non evacua, diciamo che quasi sempre stazionando nel nostro ambulatorio per molto tempo si riesce ad ottenere un'evacuazione, ma se non si riuscisse ad ottenere un'evacuazione, secondo il mio parere bisogna forzarla con una piccola esplorazione rettale. Cioè è importante che noi in questa prima visita possiamo osservare il colore delle feci, se sono appunto decolorate o se c'è una franca acolia, e anche possibilmente il colore delle urine, che potrebbero risultare molto colorate, cioè ipercromiche. Questo è importante perché se noi notiamo uno di questi due sintomi o tutte e due, naturalmente il sospetto che sia una colestasi, quindi che questo bambino debba essere indirizzato rapidissimamente al centro di epatologia di riferimento, passa sopra tutte le altre cose, perché questo è un bambino che ha sicuramente un problema di tipo epatobiliare. E naturalmente in questi bambini, quando c'è la persistenza dell'ittero oltre le due settimane, deve essere richiesto il dosaggio ematico della bilirubina totale e frazionato. Dosaggio ematico, se possibile, associare anche la gamma GT e gli acidi biliari sierici. Questo bisogna spiegarlo ai genitori. Abbiamo detto che i genitori vivono in una luna di miele di questa prima visita, hanno portato un neonato che sta bene. Il pediatra deve riuscire a far capire a questi genitori che molto probabilmente si tratta di un ittero da latte materno, però che c'è una piccola probabilità che si possa trattare di una patologia epatobiliare, che va diagnosticata con una certa rapidità, senza perdere tempo. In genere i genitori questo lo capiscono e vanno a fare il prelievo. Ecco, quando ritornano da noi nel giro, devo dire, massimo di un 48, 2 o 3 giorni, con un valore di bilirubina diretta superiore a 1 mg/dL, questo indica chiaramente una condizione di colestasi. Ho messo tra parentesi l'eventuale ecografia dell'addome, ma questo secondo me dipende anche dalla zona in cui si opera, perché un'ecografia dell'addome spesso comporta un'attesa di almeno 10-15 giorni, quindi in questo caso potrebbero essere 10-15 giorni di tempi morti, di perdita di tempo, detta proprio in parole povere. E poi si potrebbe anche trovare un operatore che magari non è formato, un operatore radiologico che non è formato bene sulle vie biliari, quindi questo potrebbe tranquillizzarci e farci perdere ulteriore tempo, mentre il compito del pediatra è quello di restringere i tempi morti per riferire questi bambini nel più breve tempo possibile al centro di epatologia. Quindi in presenza di una bilirubina diretta superiore a 1 mg/dL, bisogna inviare rapidamente al centro di epatologia pediatrica per una rapida presa in carico e una rapida, per quanto possibile, diagnostica, perché abbiamo visto, come ci ha detto il professor Maggiore, che questi bambini vanno in cirrosi in un tempo brevissimo, quindi bisogna, perché si tratta quasi sempre nei bambini che noi vediamo di atresia delle vie biliari, e quindi bisogna cercare di fare in modo che l'intervento, eventuale intervento, avvenga nel più breve tempo possibile. Quindi io ho cercato di essere veloci per portare quelli che sono due messaggi che secondo me sono fondamentali. Cioè il pediatra del territorio è molto importante nella diagnosi di colestasi neonatale. Rappresenta, cioè noi vediamo tutti i bambini,
tutti i nostri bambini vengono da noi a fare il primo bilancio di salute. Non c'è un... Al limite può venire un po' più tardi, ma vengono tutti. Quindi il pediatra del territorio ha un'importanza fondamentale, perché deve prima di tutto rendersi conto che è presente un ittero. A volte non è facilissimo, però il pediatra deve, è suo dovere, trovare la presenza di ittero e quindi rendersi conto che l'ittero c'è. Quindi prima di tutto vedere l'ittero. Una volta che si è visto l'ittero, bisogna senza indugio richiedere il dosaggio ematico della bilirubina totale e frazionata. In questi casi abbiamo detto che il dosaggio deve essere richiesto rapidamente, far capire ai genitori che rapidamente devono portare a noi il risultato, in modo tale che noi possiamo prendere contatto. E anche qui io consiglio di prendere contatto direttamente, quindi un contatto telefonico e non un contatto tramite prescrizione, perché la prescrizione di visita anche urgente gastroenterologica senza aver preso contatto diretto può portare ancora ad una presenza di tempi morti, può capitare qualcosa che faccia perdere magari anche 10-15 giorni. Quindi alzare il telefono, prendere contatto con il centro di riferimento in modo tale che si possa affidare il bambino al medico, che poi dovrà seguirlo. Quindi io, per concludere, ieri sera pensavo, mentre guardavo le partite di calcio, ho pensato che la funzione del pediatra di libera scelta, del pediatra di territorio, sia come quello di un portiere che fa una parata che può essere di un tiro molto difficile o di un tiro semplice, cioè il pediatra paragonato al portiere che per la parata intendo che vede l'ittero, si rende conto dell'ittero, e questo portiere riesce ad avviare un'azione di rimessa rapidamente che porta magari al gol. Quindi è al gol che è il nostro obiettivo, cioè quello di fare la diagnosi. Quindi parare, nel senso di prendere questi bambini in carico, fare la diagnosi di ittero il più velocemente possibile, quindi ridurre, penso che il compito principale del pediatra del territorio sia quello di ridurre i tempi morti. Come diceva prima il professor Iorio, una volta che il pediatra ha notato che questo bambino, nonostante che sia un bel bambino, nonostante che sia nato bene, nonostante che cresca bene, è un bambino itterico con un valore di bilirubina totale, cioè bilirubina diretta superiore a 1 mg/dL, bisogna alzare il telefono, prendere contatto, quindi sveltire i tempi, ridurre i tempi morti e prendere contatto con il medico del centro ospedaliero, in modo tale che le cose possano procedere in maniera rapida. Secondo me il compito più importante del pediatra di territorio è quello di ridurre i tempi morti, per fare in modo che il bambino arrivi molto rapidamente al centro che deve fare la diagnosi. Io vi ringrazio, avrei concluso, ho cercato di compattare le cose, ma il messaggio importante che deve uscire è che il pediatra del territorio, il pediatra di famiglia, deve togliere il più possibile i tempi morti e avviare l'azione per portarla al gol che deve essere la diagnosi fatta poi dal centro di gastroenterologia ed epatologia pediatrica del territorio. Grazie dottor Lerro per i messaggi che ci hai dato, per come li hai stressati. Aspettiamo anche sulla tua relazione domande da parte dei colleghi all'ascolto, e poi anche per la tua relazione ci sono diversi spunti, no, su cui torneremo anche con il professore Maggiore e Dolfi. E adesso, Dulcis in fundo, oserei dire, la parola va alla collega Silvia Rotulo, che è una specializzanda della Sapienza e che ci presenterà un caso clinico veramente intrigante e appassionante, una colestasi sistemica. Prego Silvia. Grazie mille professore Iorio per avermi introdotta e presentata, e permettetemi inoltre di ringraziare la professoressa Staiano e tutta l'organizzazione della SIP per avermi invitata a questo bellissimo evento, nonché al professore Midulla, direttore di scuola. Inoltre vorrei ringraziare sentitamente i relatori che mi hanno preceduta, perché non ho potuto fare a meno di prendere diversi appunti che mi saranno preziosi.
Adesso vi presento il caso clinico di una bambina che abbiamo conosciuto prima al Policlinico Umberto I e poi al Bambin Gesù, per cui ho pensato di dare il titolo appunto di una colestasi sistemica. Si tratta di Lara, una bambina di 10 mesi, che il 22 marzo 2022 faceva accesso presso il pronto soccorso del Policlinico Umberto I per comparsa da circa 2 giorni di ittero cutaneo. La mamma riferisce subito che l'albo è normale, le evacuazioni sono di feci normocromiche e normoformate e dalle prime indagini anamnestiche emerge che il padre è affetto da fibrosi cistica, per cui è stato sottoposto a trapianto polmonare, e la madre ha già fatto delle indagini genetiche per escludere eventuali mutazioni codificanti per fibrosi cistica. I genitori non sono consanguinei. Per quanto riguarda la gravidanza, è una gravidanza indotta tramite ICSI, normodecorsa. La bambina nasce quasi post termine da parte autocico con un periodo neonatale normodecorso, peso alla nascita sicuramente adeguato per età. L'alimentazione, la bimba ha assunto latte materno esclusivo fino ai 5 mesi e poi ha avviato un divezzamento regolare e ben tollerato, vaccinazioni di legge. In realtà la madre di Lara si premura a dire che i problemi della piccola sono iniziati già a gennaio, circa 2 mesetti prima, quando in un controllo di salute, come ci anticipava il dottore che ha presentato la relazione, effettivamente è stato riscontrato un ridotto accrescimento, un peso che staziona al di sotto del quinto percentile, motivo per cui il pediatra prescrive degli esami ematochimici eseguito presso il laboratorio privato. Gli esami comprendevano un emocromo che era nei limiti ad eccezione di un quadro di piastrinosi, una elevazione lieve degli indici di flogosi e sono stati richiesti anche l'esame urina e l'urinocoltura nel sospetto di infezione delle vie urinarie, entrambe negative, nonché uno screening celiachia, anche questo negativo. Contestualmente all'arrivo degli esami ematici, la mamma di Lara riferisce che subentrano nuovi segni e sintomi, una polidipsia, una poliuria e ridotto introito alimentare, motivo per cui si prendono contatti con l'unità di diabetologia pediatrica del Policlinico Umberto I, dove Lara esegue un day hospital. In questo day hospital vengono effettuati gli esami ematochimici con spettro un po' più allargato rispetto a quelli eseguiti esternamente. Emerge un quadro di ipoglicemia, ma soprattutto un aumento degli indici di citolisi e di colestasi, un quadro di iperbilirubinemia totale con valori superiori a 4 mg decilitro. Purtroppo il campione si è emolizzato e pertanto non è noto al momento che tipologia di iperbilirubinemia sia. Aumento dei livelli di colesterolo e per quanto riguarda l'emocromo, gli elettroliti, amilasi e lipasi, tutto nella norma. Al protitogramma un quadro di ipogammaglobulinemia. In pronto soccorso, alla luce degli esami che sono stati anticipati quindi dalla madre e dalla storia clinica, vengono ripetuti gli esami ematochimici. A tal proposito riscontriamo la piastrinosi già evidenziata, viene confermato l'aumento degli indici di citolisi e di gamma GT e il quadro dell'iperbilirubinemia, che non solo è in incremento, ma si connota come un quadro di iperbilirubinemia diretta. Iniziale riduzione dei livelli di albumina e indici di flogosi elevati. Alla luce del quadro clinico, dell'ittero e dell'iperbilirubinemia diretta, il medico di pronto soccorso decide e viene eseguita un'ecografia addominale, che mette in evidenza un quadro di fegato di aumentate dimensioni ed struttura finemente disomogenea, dilatazione dell'albero biliare, identificazione di fango biliare associato a colestasi, aumento del calibro delle vie biliari intraepatiche con colecisti ipoplasica a pareti di spessore aumentato. Alla luce di quanto riportato in pronto soccorso della storia clinica, Lara viene ricoverata presso il reparto di gastroenterologia pediatrica del Policlinico Umberto I. All'ingresso del reparto il peso della bimba, come stimato dal pediatra, in effetti è abbastanza basso, al di sotto del quinto percentile. La bambina si presenta in condizioni generali discrete, lievemente irritabile, con cute itterica xerotica e descrizione di crosta lattea. Vengono anche descritte delle aree iperemiche con lesioni crostose alle pieghe del collo e delle ascelle, un'intensa iperemia dell'area perigenitale compatibile con una dermatite da pannolino, restante obiettivo, a parte l'apprezzamento alla palpazione dell'addome di un fegato a 2-3 cm dall'arcata costale, sostanzialmente nei limiti della norma. Se non che nel pomeriggio della prima giornata di ricovero, Lara presenta la febbre, sintomo nuovo. A questo punto allora gli esami vengono ripetuti,
Vediamo subito come ci sia un trend in discesa dell'emoglobina, che era intorno ai valori di 12 al prelievo in pronto soccorso, ulteriore incremento degli indici di flogosi, dalla VES 19 siamo passati 83, persistente anzi incremento della gamma GT e della bilirubina e riduzione ulteriore dei livelli di albumina. Vengono eseguiti anche degli esami microbiologici nell'eventualità di possibili virus epatotropi che possono giustificare un danno epatocellulare. Tuttavia tutto risulta negativo, così come le emocolture eseguite al picco febbrile. Ci troviamo quindi di fronte a un quadro di iperbilirubinemia diretta coniugata che, come detto dai relatori che mi hanno preceduto, ovviamente può avere plurima causa, sicuramente un quadro ostruttivo biliare con colestasi, un problema di ricaptazione della bilirubina e quindi sindromi come la Dubin-Johnson e la Rotor, oppure un danno epatocellulare che oltre che virale può essere dovuto a cause genetiche come la stessa fibrosi cistica o metaboliche tossiche da farmaci. Sicuramente per il quadro clinico e dati raccolti ci si è orientati verso più un quadro di ostruzione biliare. Pertanto, in accordo, presi accordi con i colleghi delle patologie del Bambino Gesù, spiegando il quadro clinico di Lara, si concorda nel trasferimento per la presa in carico e l'inquadramento diagnostico della paziente. All'arrivo al Bambino Gesù in epatologia vengono pertanto eseguiti tutte quelle indagini diagnostiche addizionali complementari a quanto già noto dal ricovero al policlinico. Viene eseguito un RX torace, un video oculistico, un ecocardio che risultano nella norma, dosaggio dell'alfa-1-antitripsina che ne esclude il deficit, test del sudore che risulta insufficiente per poter trarre delle conclusioni diagnostiche e vengono dosati gli acidi biliari totali che come vedete sono estremamente aumentati. Viene eseguito anche il dosaggio degli ormoni. Apprezziamo un eutiroidismo, dei livelli di cortisolemia basale nella norma nonostante bassi livelli di ACTH, insufficienti e inadeguati per poter parlare di un franco ipocortisolemialismo. I livelli di IGF-1 e IGF binding protein 3 sono bassi, ma siamo in presenza di un quadro di epatopatia importante, pertanto non si può parlare di un franco deficit di GH. Viene dosata l'alfa-fetoproteina come marker tumorale, che risulta essere ovviamente nella norma, e gli esami metabolici di primo livello per escludere eventuali malattie metaboliche sottostanti. Tuttavia, tutti sono risultati nella norma. A questo punto vengono ripetuti insieme a queste indagini gli esami ematochimici, vediamo un trend in netto peggioramento. L'emoglobina scende a 8,8, si ha un progressivo allungamento del DNR, si ha una riduzione quindi ulteriore dei livelli di albumina, nonché ovviamente la persistenza della presenza della gamma GT elevata. Però abbiamo detto che la problematica subentrante che ha messo in allarme il pediatra e la mamma era la poliuria e la polidipsia e quindi Lara viene sottoposta a un controllo quindi dal bilancio idrico di entrate e uscite ed effettivamente sia la diuresi risulta essere particolarmente elevata per l'età sia l'introito idrico, quindi stiamo parlando di più di un litro al giorno di acqua più il latte materno. Pertanto vengono eseguiti innanzitutto esami urine e dosaggi urinari riscontrando una franca ipostenuria con osmolarità urinaria e pertanto nell'inquadramento della poliuria ci troviamo proprio qui, quando si ha una poliuria ipo-osmolare. A questo punto, quindi valutando l'osmolarità del plasma, che risultava essere inferiore a 300 milliosmoli chilo, l'indicazione è quella dell'esecuzione del test della sete. Il test dell'assetamento ha dato conferma che in realtà l'osmolarità urinaria non risentiva dell'introito idrico e quindi non era tanto un problema di eccessiva assunzione di liquidi quanto un problema di concentrazione urinaria. Pertanto si parla di franco diabete insipido. Il diabete insipido, come sappiamo, può avere un'origine centrale, qualora il problema sia ovviamente la produzione di vasopressina, oppure nefrogenico per un problema recettoriale, per giungere alla conclusione di una diagnosi certa di diabete insipido centrale, si è passati tramite il test con desmopressina, che consente di valutare il recupero nella capacità di concentrazione, quindi renale, delle urine, sotto stimolo con il farmaco. E vediamo che nel caso di Lara, in effetti, si ha una risposta positiva al test con desmopressina, che quindi fa propendere verso la diagnosi di diabete insipido centrale. Quali le cause del diabete insipido centrale? Sicuramente sono varie, ma le più ricorrenti sono l'idiopatica, la istiocitosi e cellule di Langerhans e la presenza di tumori intracranici. Però a questo punto ci stiamo dimenticando di un altro segno particolare che Lara presentava già all'esame obiettivo in reparto al policlinico, ovvero le chiazze eritematoxerotiche delle pieghe inguinali e della regione sovrapubblica e quelle chiazze strane, simili alla desquamazione al cuoio capelluto, che ricordavano tanto la dermatite seborroica.
Tuttavia si accende una lampadina nel momento in cui la madre confessa che la bambina in realtà questo quadro di dermatite lo presenta sin dalla nascita. Non solo, ai vari trattamenti topici effettuati con il curante non c'è stato alcun beneficio. A questo punto comincia a vacillare l'ipotesi che si tratti di una semplice dermatite seborroica. In fondo Lara a 10 mesi è una condizione invece più tipica dei primi 3 mesi di vita ed in fondo potrebbe entrare in diagnosi differenziale con altre patologie cutanee, quali la dermatite atopica, la dermatite irritativa da pannolino, la psoriasi, l'istiocitosi a cellule di Langerhans o la tinea capitis. Ma anche la dermatite da pannolino potrebbe entrare se stessa in diagnosi differenziale con la seborroica o con una dermatite allergica da contatto, una candidiasi dell'area del pannolino, la psoriasi, l'acrodermatite enteropatica e l'istiocitosi a cellule di Langerhans. A questo punto sembra che tutte queste diagnosi che casualmente si sono presentate l'una dopo l'altra nella piccola paziente forse non sono così isolate in fondo, ma che facciano parte tutte di un puzzle più ampio dove il tassello giusto per raggiungere la diagnosi corretta sembra essere proprio lo smentire la dermatite seborroica e la dermatite da pannolino, proseguendo con una biopsia cutanea. Cosa riscontriamo alla biopsia cutanea? Nel derma papillare vengono descritte infiltrazioni di grandi cellule con nucleo reniforme eccentrico a forma di chicco di caffè, associato a un infiltrato polimorfico comprendente eosinofili, linfociti, plasmacellule e neutrofili. All'immunestochimica positività per CD1A, Langerina S100 e ciclina D1 e positività del campione alla mutazione V600E di BRAF, condizione assolutamente dirimente per istiocitosi a cellule di Langerhans, che tra tutti i disordini istiocitari sicuramente è il più comune. Si caratterizza per la proliferazione e l'accumulo in diversi organi delle cellule di Langerhans derivanti dai progenitori mieloidi del midollo. Dal punto di vista epidemiologico colpisce dai 4-5 casi per milione di persone di età inferiore ai 15 anni con un'età mediana dei 3 anni e mezzo. Lieve predilizione del sesso femminile sul maschile può colpire qualunque età, però diciamo che l'esordio pediatrico è sicuramente il più frequente. L'LCH inoltre può distinguersi in unisistemica e multisistemica a seconda che vengono colpiti uno o più organi. Nel caso dell'unisistemica, questa ha una frequenza maggiore nei bambini più grandi, di età superiore ai 5 anni, e negli adulti. E a seconda che l'organo colpito presenti uno o più lesioni, viene definita unifocale e multifocale, al contrario della multisistemica, dove vengono coinvolti più di 2 organi sistemi, e si presenta nei bambini più piccoli, proprio come Lara, con una mortalità che rasenta il 20%, quindi di base tende ad avere una prognosi peggiore. In più del 50% inoltre si associa a sintomi sistemici all'esordio, quali la febbre e il calo ponderale, come nel nostro caso. Gli organi coinvolti sono pressoché sovrapponibili alle formule sistemiche, tuttavia ho messo in rosso volontariamente fegato, midollo e milza, perché questi 3 rappresentano i cosiddetti organi critici, cioè gli organi che, nell'eventualità in cui vengano coinvolti, vanno a scadere notevolmente la possibilità prognostica del paziente. Quindi qual è la presentazione clinica dell'istiocitosi? Sicuramente dipende, come stiamo imparando, dall'organo colpito. Il più frequente è l'osso, che coinvolge fino all'80% dei pazienti le forme unisistemiche e unifocali e si presenta come una tumefazione associata a dolore che può riguardare il cranio, le ossa lunghe, il bacino, le ossa piatte e le vertebre. Al secondo posto per frequenza ritroviamo la cute, anche se nei bambini piccoli, come Lara, spesso è la presentazione clinica più frequente. In genere, se presente la cute, è associata anche alla presenza di altri organi e l'eruzione cutanea simile alla dermatite seborroica o da pannolino, resistente, refrattaria e recidivante, risulta essere la forma di presentazione più comune. Anche il sistema endocrino viene colpito, si tratta di un quadro di diabete insipido centrale, più frequentemente diciamo all'esordio nella diagnosi di istiocitosi a cellule di Langerhans, come nel nostro caso, ma nel 50% dei casi spesso si associa ad altri deficit dell'asse ipotalamo-ipofisi, che abbiamo visto nel caso di Lara invece non è descritto. Il coinvolgimento epatico, che è uno di quegli organi critici di cui facevo prima menzione, è molto vario, pleiomorfo, ma sicuramente l'aspetto più grave è la presentazione con la colangite sclerosante, in quanto rispetto alle altre manifestazioni è indipendente nell'evoluzione clinica dall'LCH stessa, quindi un LCH in remissione non è detto che si associ anche a una colangite sclerosante in remissione. Il coinvolgimento polmonare è raro nei bambini, in quanto uno dei fattori di rischio più frequentemente associato è il fumo di sigaretta, la clinica va da manifestazioni prettamente respiratorie, anche qui a manifestazioni sistemiche.
Ne va da sé che quindi l'inquadramento diagnostico dipenderà dal sospetto clinico e dall'organo colpito. È ovvio che non si può prescindere dall'esecuzione di esami ematochimici di base, da radiografie del torace, nonché da indagini specifiche in base ai sintomi e segni, come nel nostro caso la poliuria e la polidipsia ci hanno portato a fare diagnosi di diabete insipido, così come la disfunzione epatica al quadro dell'ittero colestatico ed eventualmente anche la presenza di alterazioni endocrinologiche o ossee richiedono il loro corretto iter diagnostico. Ma la diagnosi definitiva non può prescindere dalla biopsia distutale, che riguarda la cute, in quanto diciamo nella maggior parte dei casi è la cute perché è di più facile accesso, oppure l'osso. Sul pezzo bioptico va fatta sia l'indagine immunestochimica, dove vengono evidenziate la presenza e la positività di tutti i marker e la mutazione del gene BRAF V600E, come nel nostro caso, nonché l'esame istologico, che in questo caso vediamo è quasi sovrapponibile a quanto descritto per il campione bioptico della paziente. Qual è la terapia e qual è la prognosi? Sicuramente dipende dal tipo di LCH. Come dicevamo, è più favorevole la prognosi dell'unisistemica, dove è necessario un trattamento pressoché topico. Nelle forme multisistemiche, invece, la gestione è prettamente farmacologica di tipo chemioterapico, con varie linee quindi di gestione farmacologica. Una prima linea con bimblastina e steroidi, seconda linea un trattamento citostatico e nell'eventualità di forme refrattarie recidivanti, purtroppo si deve arrivare al trapianto di cellule staminali ematopoietiche all'utilizzo di farmaci come il vemurafenib, che è un inibitore del pathway di BRAF, che è indicato in caso di LCH refrattario recidivante. Dal punto di vista prognostico, molto dipende dal coinvolgimento di quei famosi organi critici, nel senso che la sopravvivenza a 5 anni è quasi del 100% sia nell'unisistemica che nella multisistemica quando non sono coinvolti gli organi di rischio, mentre qualora lo fossero coinvolti la sopravvivenza si abbassa a meno del 77%. Purtroppo però il fattore prognostico più grave è sicuramente l'LCH refrattario a terapia a 6 settimane. In questo caso la mortalità passa al 50% e la possibilità di remissione dall'LCH si riduce drasticamente intorno al 20%. Tornando all'ARA, una volta che è stata posta diagnosi di citosi e cellule di Langerhans, avendo visto quanti organi possono essere coinvolti, è stato necessario valutare effettivamente le varie localizzazioni di malattia. L'RX scheletro è escluso delle localizzazioni ossee. La risonanza encefalo ha messo in evidenza l'assenza della neuroipofisi compatibile col problema del diabete insipido centrale già descritto. La TAC torace ha messo in evidenza delle aree di aumentata densità parenchimale ad aspetto di tipo a vetro smerigliato, però dal punto di vista clinico abbastanza specifiche. Mentre la biopsia osteomidollare ha escluso la presenza di cellule di Langerhans. Pertanto l'ARA il 1 aprile inizia la chemioterapia, in quanto è affetta da LCH di tipo multisistemico e interessamento epatico, organo di rischio, cutaneo e sistema nervoso centrale. Purtroppo già a distanza di 10 giorni le condizioni generali di l'ARA tendono a scadere con persistente aumento di bilirubina e gamma GT, per cui si decide di avviare terapia col vemurafenib. A un mese circa la persistenza della gamma GT e della bilirubina aumentata porta alla decisione di procedere con una biopsia epatica con riscontro di colangite sclerosante, per cui si decide di introdurre alla terapia in atto la Seimer capturina, purtroppo anche questa con inefficacia terapeutica. Il 16 maggio si raggiunge quindi la consapevolezza piena che il primo schema terapeutico non è andato bene, non è stato efficace e si passa alla seconda linea, cioè il trattamento con la citarabina e quindi citostatico e il vemurafenib. Quindi diciamo che per quella che è stata la gestione terapeutica e le varie opzioni che sono già state messe in atto nell'arco del primo mese di terapia, purtroppo la prognosi non è sicuramente delle migliori. A completamento diagnostico infine è stato eseguito l'esoma, che ha consentito di individuare la mutazione in eterozigosi delta F508 codificante per fibrosi cistica, facendo quindi di Lara una portatrice sana. In conclusione, mi sento di dire che probabilmente questo caso clinico mi ha fatto riflettere come la presenza di tutte queste diagnosi presenti in un paziente, se non viste nell'insieme e se non diciamo accompagnate dall'intuizione clinica, potrebbero farci un po' perdere di casa e rendere molto difficile quindi il raggiungimento della diagnosi corretta. Quindi mi ha sicuramente ricordato una citazione di Oliver Wendell Holmes, medico e professore statunitense, che diceva come l'intuizione di un istante talvolta vale una vita di esperienza. Forse in questo caso è più l'esperienza clinica che ha consentito di avere la giusta intuizione. E con questo vi ringrazio tanto per l'attenzione. Grazie.
Grazie dottoressa Rotulo per questa bella presentazione ragionata di un caso effettivamente molto intrigante, terribile, ma ti siamo grati appunto perché ce l'hai fatto rivivere. Grazie. E allora io invito appunto i colleghi in ascolto di scrivere, di porre domande anche alla dottoressa Rotulo sulla sua bella presentazione. E incomincio, se siete d'accordo, a porre una prima domanda che ci viene dal dottor Ignazio Lofu al professor Maggiore. È una domanda, devo dire, che è intrigante. È intrigante perché già immagino la risposta del professor Maggiore. Sarebbe simpatico, Giuseppe, secondo me, se stessimo in presenza, sentire il parere pure degli altri pediatri di famiglia. Allora, il collega Lofu ti chiede: la profilassi orale della malattia emorragica tardiva può avere un effetto, può essere in grado, dice Ignazio, di contrastare la malattia emorragica tardiva da colestasi? Eh sì, è una domanda intrigante e anche se effettivamente la risposta c'è, almeno nella mia mente la risposta c'è ed è una risposta perché comunque un po' tormentata perché le linee guida che ci sono state si sono un pochettino avvicendate, non c'è molta chiarezza. Però io rimanderei a lui la lettura di un nostro intervento su Medico e Bambino credo nel 2016 che riguardava la pubblicazione di un lavoro del gruppo olandese su Pediatrics che riguardava un mega studio fatto in contrapposizione tra Olanda e Danimarca che metteva basato sul registro appunto delle atresie biliari per vedere quali erano gli eventi emorragici che erano venuti fuori, cioè quindi partendo dall'altra parte, cioè dalla malattia che non si era riusciti evidentemente ad evitare, anche perché in Danimarca c'era una strategia che era quella della somministrazione di 1 mg per bocca per 12 settimane ogni settimana, mentre in Olanda c'era una somministrazione di secca, 1 mg alla nascita di bambina K per via parenterale, anche perché questo poi comporta tutta una serie di riflessioni anche un po' di tipo Novax, perché c'è della gente che rifiuta la somministrazione per motivi onestamente simili a quelli del Novax, quindi incomprensibili, la somministrazione per via parenterale. E quindi di solito è un fattore di rischio molto importante su un atteggiamento della famiglia nei riguardi a tutta una serie di altre sollecitazioni vaccinali, per esempio. Morale, per farla breve, questo studio dimostrava che la somministrazione parenterale era efficace al 100%, in Olanda non c'era un evento emorragico, mentre in Danimarca erano stati segnalati. Questo dimostra quindi che che la somministrazione orale di 1 mg alla settimana per 12 settimane è inferiore da un punto di vista dell'efficacia a quella parenterale e che può essere offerta a chi in qualche modo rifiuta la somministrazione parenterale. Quindi alla fine poi la risposta è relativamente semplice, alla luce di questo studio che però invito a leggere, è uno studio molto numeroso come sanno fare nel Nord Europa, cioè con tutti questi registri di migliaia di casi effettivamente, quello che sembra proteggere in maniera efficace dall'etomset è la vitamina K da nascita per via parentale. Grazie. No, voglio dire, detto questo, però se tu vedi un neonato itterico, questo comunque glielo fai, perché non si sa mai nella vita, ora si può mai risparmiare per una somministrazione di vitamina K, però quella è la ciliegina della torta e la torta è diversa. No, ma difatti la domanda è intrigante perché poi noi dal punto di vista così pratico ovviamente cerchiamo di richiamare l'attenzione del pediatra appunto sulla identificazione precoce dell'ittero e dell'ittero colestatico, perché poi c'è un'altra cosa che mi fa sempre piacere ripetere, che un pediatra di famiglia ha la possibilità, è stato calcolato
di vedere nella sua vita una atresia delle vie biliari, 1,5. Quindi questo inevitabilmente fa abbassare il livello di attenzione, che invece, come ci hanno detto tutti quanti i nostri relatori, va tenuto alto. E c'è un'altra domanda per Indolfi, per Giuseppe Indolfi, è questa qui. Se c'è un lieve ittero cutaneo alla digitopressione, come spesso capita, ma sclere bianche, va comunque richiesto il prelievo a 15 giorni? Diciamo che io dubito un po' sulla possibilità che ci sia un ittero in assenza di subittero. Ci ho detto, credo che proprio nell'ottica di essere tutelativi nei confronti del paziente, se anche ci fossero delle sclere che agli occhi dell'osservatore appaiono perfettamente bianche, ma c'è una chiara consapevolezza che invece la cute sotto digitopressione o senza digitopressione dovesse apparire gialla, quindi c'è un dubbio di ittero, io credo che in questo contesto, data la necessità di sensibilizzare nei confronti di una patologia rara, ma in cui la diagnosi può essere estremamente importante, la tempestività della diagnosi, come abbiamo detto e ridetto, è estremamente importante, io sicuramente andrei per il prelievo. È chiaro che ci sono tutta una serie di osservazioni ancillari più semplici che potrebbero aiutarci nel percorso decisionale, perché non guardare le feci di questo bambino? A me piace stressare l'idea che queste feci vanno guardate, non ci si può basare su quello che viene riferito, perché poi le urine ipercromiche non fanno altro che verniciare, come sappiamo bene, le feci ipo o acromiche e acoliche. Quindi se noi non le apriamo, se non le guardiamo in diretta nel pannolino di un neonato, è chiaro che possiamo anche essere tratti in errore dalla finta colorazione che in realtà è una verniciatura da parte delle urine ipercromiche. Giuseppe, a questo proposito il collega Lerro ci ha parlato di valutare feci fresche. Tu cosa ne pensi della sua raccomandazione? Io sono stato piacevolmente stupito anche dall'idea di guardare feci fresche stimolando il bambino. Mi immagino che questo in un ambulatorio del pediatra di famiglia non sia semplice da ottenere, perché poi comunque la ritrosia dei genitori verso qualsiasi manovra, anche mini-invasiva, credo che sia importante. Quindi mi fa piacere anche sapere qual è stata la sua esperienza, se ci ha provato e che cosa si è sentito dire. È chiaro che, vi ripeto, in questo contesto e nell'ottica di sensibilizzare nei confronti di un paziente che può essere itterico, la diagnosi di atresia delle vie biliari, ben venga l'osservazione delle feci. La vedo difficile da attuare, soprattutto per le ritrosie dei genitori, ma sono ben contento di stupirmi nel caso in cui invece, con un'adeguata spiegazione, con il supporto di quindi un po' di tempo, un po' di attenzione nei confronti dei genitori, anche nei confronti della possibile diagnosi e capire qual è stata l'efficacia di questo intervento. Sì, una cosa pure che diciamo ho trovato molto interessante, no, da parte di voi tutti è stato questo messaggio, no? Che non dobbiamo perdere l'occasione di rinforzare. Nell'atresia delle vie biliari i valori della bilirubinemia non sono alti, cioè sono ai limiti della rilevabilità clinica. Questo rende terribilmente difficile il lavoro del pediatra di famiglia, perché i bambini con atresia delle vie biliari viaggiano intorno a 6-7 di bilirubina ed è difficile proprio fare la diagnosi di ittero. E quindi allora ecco i messaggi che ci hanno dato il professore Maggiore, il professore Indolfi, il collega, il dottore Lerro, è quello comunque quando poi si accende la lampadina, oltre che mettere in atto le raccomandazioni, le linee guida dell'Espegan, Aspegan, cioè di fare la bilirubinemia frazionata, però andate in quel caso di sospetto a guardare ancora con più attenzione il fegato, le dimensioni del fegato. Il fegato nel neonato, nel lattante, spesso è palpabile, ma il fegato del neonato atresico avrà sicuramente una consistenza diversa. Pasquale, ti faccio una domanda, scusami, Pietro Lerro, ti faccio una domanda un po' provocatoria, ma... per esempio, ecco, cosa commenti su questo mio suggerimento, la volta che si è accesa l'allarme, la lampadina, la spia, di andare a fare una valutazione accurata delle dimensioni del fegato? Magari poi se ovviamente anche il professor Maggiore e il professor Indolfi vogliono spendere una parola, mi fa piacere. Prego, Lerro.
Bene, grazie, grazie, grazie di avermi coinvolto. Allora, per quanto riguarda l'osservazione delle feci, io in effetti, come dicevate anche voi, praticamente pur lavorando per 16 anni in un reparto di gastroenterologia pediatrica, non è che abbia visto tantissime atresie delle vie biliari. E da pediatra di libera scelta io non ho mai visto un'atresia delle vie biliari, nonostante che siano passati 12 anni. Però il pediatra di libera scelta, ricordiamoci che deve fare la diagnosi, cioè ci deve pensare anche perché è sottoposto a dei problemi medico-legali. Cioè se il pediatra di base ritarda molto la diagnosi, può essere chiamato in causa dai genitori. Da poco mi è capitato di parlare col mio collega referente ospedaliero, il dottor Calvo, che mi diceva: guarda, c'è stata l'ultima diagnosi di atresia delle vie biliari che abbiamo fatto, i genitori ce l'hanno con il pediatra di libera scelta, vogliono denunciare. Cioè, quando si ritarda molto la diagnosi, cullandosi sul fatto che può essere un ittero da latte materno, si rischia di andare a sbattere. Quindi l'osservazione delle feci, forse per me, facendo anche una piccola esplorazione rettale, io sono abbastanza abituato a farla perché ho lavorato in questo campo, non sono solo un pediatra che ha fatto solo territorio. Per me una piccola esplorazione rettale, vedo che quando lo spiego ai genitori, che può essere una cosa importante, che non posso affidare a loro l'osservazione delle feci, perché è difficile già per il medico osservare un'ipoacolia delle feci, figuriamoci per i genitori. I genitori, nella mia esperienza, riferiscono solo se vedono le feci verdi. Il genitore è spaventato solo dalle feci verdi, ma se vede feci di altri colori, oppure feci nere, ma altrimenti non riferisce. Quindi la difficoltà del pediatra di libera scelta, che si ritrova di fronte a un bambino che è un po' itterico. Abbiamo detto che è difficile vedere l'ittero. Voi mi avete confermato, siccome in questi ultimi due mesi, quando io ho saputo di dover fare questa relazione, sono stato attentissimo nel guardare. E proprio l'altro giorno io ho richiesto il prelievo a un bambino, ma per dire, mi sono fatto tanti scrupoli, mi ho detto: ma questo bambino ce l'ha l'ittero o non ce l'ha? Alla fine ho richiesto il dosaggio, aveva 12 di bilirubina totale, 0,5 di bilirubina diretta, però devo dire che anche con 12 di bilirubina totale io sono stato incerto, perché vedere l'ittero nel bambino piccolo, vi assicuro che non è una cosa semplice, nel bambino di 15 giorni, quindi è difficile vedere l'ittero. E se io vedo l'ittero, preferisco fare una piccola esplorazione rettale spiegandolo ai genitori. E i genitori grazie Pietro per queste esperienze, anche se poi, come sai, alla fine dovremmo fare quello che è raccomandato, quello che è documentato. Allora io, prima di passare la parola ai professori Maggiore e Indolfi, vi riporto la domanda di Cristiana Malorgio, che pure così può essere uno spunto per una riflessione. Conoscere i valori di bilirubina totale e diretta, dice la Cristiana, al momento della dimissione dal nido, potrebbe riuscire ad ottenere una diagnosi tempestiva di atresia delle vie biliari? Giuseppe Maggiore. La risposta, guarda, mi invita a nozze, perché io sono profondamente convinto che o noi riusciamo a fare la diagnosi nei primi 30 giorni di vita, o non avremo mai, nonostante tutto quello che noi diciamo, l'intervento di Casai, non avremo mai dei risultati soddisfacenti da questo intervento. Quindi l'unico, quello che è effettivamente poi una problematica che è aperta, è lo screening. E è stato dimostrato, c'è un articolo su JAMA, in cui hanno fatto uno studio ad hoc in tutti i neonati, facevano la bilirubina prima della dimissione, bilirubina totale e diretta, e hanno identificato precocemente i bambini con l'atresia biliare. Anche quei nostri bambini che noi abbiamo visto e che sono stati diagnosticati e trattati precocemente, era per un motivo strano, erano i bambini che rimanevano in neonatologia, avevano un ittero particolarmente spiccato, per cui facevano il dosaggio, e in alcuni poi è stata identificata l'iperbilirubinemia diretta, e sono quelli che poi sono andati direttamente shiftati nelle chirurgie e hanno fatto l'intervento con molta soddisfazione. Allora, la domanda che avevo posto a Carlo Dionisi Vici, eccetera,
ma noi che andiamo a fare delle diagnosi di malattie impossibili, uno su un milione, uno su 10 milioni, con la spettrometria di massa, non è possibile andare a dosare sullo stesso Guthrie la bilirubina totale e diretta? Sembrerebbe anche di sì. Per cui la questione, però, non sono andato avanti, perché evidentemente tutto questo richiede uno sforzo organizzativo, ma io credo che la soluzione o è questa o rimarremo ancora come negli ultimi 20-30 anni a dire sempre a dire le stesse cose e senza fare dei grandi progressi, perché poi in nessun paese d'Europa si è abbassata in maniera significativa l'età dell'intervento al casaio. Effettivamente è così, sante parole, come è stata musica per le nostre orecchie l'esperienza di Lerro. Dice: io da quando faccio il pediatra di famiglia, lui ha esperienza appunto ospedaliera a Torino, però dice da quando faccio il pediatra di famiglia non ho mai visto atresia di biliare. Cioè la rarità effettivamente pure compromette, no? la capacità di riconoscerla rapidamente. E poi a questo punto vorrei poi chiedere al professore Indolfi un commento su quello che ci ha detto sempre il collega Pietro Lerro. Una domanda da fare alla mamma: se ha avuto prurito gravidico? Quindi mi faceva piacere ascoltare il commento di Giuseppe Indolfi. E un'altra domanda pure sempre a Giuseppe Indolfi: Pietro Lerro ha consigliato, ma credo che l'abbia fatto autonomamente, non sulla base di linee guida, di testare anche nel neonato gli acidi biliari sierici. Che ne pensate? Magari sentiamo pure il commento di Maggiore, perché in età neonatale i livelli tendono a essere un po' più alti, no? Di quelli. Quindi io credo che non sia desiderabile raccomandare la valutazione degli acidi biliari sierici in tutti i neonati in cui sospettiamo la colestasi. Ma cedo la parola a Giuseppe Indolfi. Comincio da quest'ultima domanda. E è chiaro che, come ci siamo già detti, siamo qui a discutere se si può o si debba dosare la bilirubina diretta e quindi la bilirubina totale frazionata. Per carità, mi sembra che qui ci sia un orientamento molto netto, no? Sia anamnestico che dal punto di vista dell'esame obiettivo, nel voler identificare e perseguire una diagnosi di epatopatia. Ovviamente dobbiamo forse limitarci a quello che ci può essere utile e indispensabile sul momento, anche perché poi ogni azione che viene amplificata sui molteplici pazienti con ittero, che nella stragrande maggioranza dei casi non avranno l'atresia delle vie biliari, ma avranno un ittero che non ha niente a che vedere con l'atresia delle vie biliari, da un lato ci può portare a un beneficio in termini diagnostici nei confronti di una patologia rara, dall'altro porta a un dispendio economico e anche a un carico diagnostico che probabilmente risulterebbe inappropriato per un paziente che non ha l'atresia delle vie biliari. Quindi quello che è funzionale a ottenere l'avvio del percorso diagnostico specialistico, la bilirubina totale frazionata probabilmente, è anche quello che deve essere o probabilmente potrebbe essere applicato e implementato secondo anche le linee guida che sono state codificate dall'ESPGAN e dal NASPGAN. Ancora, per essere molto attenti, questo accortezza nei confronti della colestasi gravitica può ovviamente avviarci verso una possibilità di una patologia genetica, trasmissione quindi materno-fetale potenzialmente. Qui rientriamo nel grande capitolo delle colestasi familiari progressive intraepatiche, in cui l'espressione fenotipica nella madre può essere quella di una colestasi, magari una colestasi anche indotta dai farmaci, e quindi è un'accortezza ed un consiglio molto valido per avere qualche indizio in più per poter sospettare o meno una patologia epatica nel bambino. Ok, allora io prima di dare la parola al professore Maggiore, che sicuramente avrà altri commenti e considerazioni da fare, però credo che sia giusto fare qualche domanda anche alla dottoressa Silvia Rotulo. Probabilmente, Silvia, i colleghi sono rimasti un po' inibiti, no? dalla gravità, dalla rarità del caso che hai presentato. Se ci racconti, ecco, approfittando pure che ci sono i pediatri di famiglia in linea, immagino, e c'è anche Pietro Lerro, cosa è successo nei primi mesi a questa piccola Lara? Com'è che è arrivata solo a 10 mesi alla vostra osservazione? Cosa forse, ecco, col senno di poi, andava valorizzato?
Beh, in realtà diciamo che i problemi si sono appalesati intorno agli 8 mesi nell'effettivo, quando il pediatra si è reso conto che la bambina non stesse crescendo bene. Sicuramente abbiamo supposto che si trattassero dei bilanci di salute, in occasione del quale ci si è resi conto che la bambina aveva un rallentamento della crescita. D'altronde il peso alla nascita era assolutamente adeguato per l'età gestazionale. Probabilmente arrivare però a un arresto della crescita, evidentemente ci sono stati altri segni e sintomi che lì per lì non sono immediatamente saltati all'occhio. E anche Se ti particolarmente. interrompo un secondo, Certo. che scusami, effettivamente alla nascita non aveva, non, il periodo neonatale non ha avuto problemi, ma l'epatosplenomegalia, la visceromegalia c'era e quindi poi in parte io ripropongo la domanda sulla quale poi mi farebbe piacere sentire il commento del professor Maggiore, ma noi pediatri, ora ecco, diciamo, svesto i miei panni di pediatra e patologo, ma siamo attenti siamo sempre capaci di individuare l'epatosplenomegalia in lattante. Io penso che non sia una cosa facilissima. Scusami, prego. No, 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 assolutamente d'accordo. Ma infatti, cioè, ricordo che l'ecografia addome un po', cioè, l'approccio al pronto soccorso è stato abbastanza tempestivo perché si era abbastanza guidati dai recentissimi esami ematochimici, quindi non si è perso tempo nella gestione e direttamente la paziente è stata inviata a eseguire un'ecografia addominale. Quindi quello forse è un bias per cui non le so dire quanto clinicamente ci sia stato l'orientamento all'ecografia, quanto invece una descrizione assolutamente chiara da parte dell'ecografista. Quindi in effetti poi clinicamente si apprezzava, però sicuramente posso dire che dal punto di vista di una specializzanda la palpazione più che altro splenica rispetto al riconoscimento di un'epatomegalia può essere particolarmente insidiosa. Quindi l'idea che mi sono fatta è che probabilmente io penso ci sia stato qualche segno e sintomo non prontamente riconosciuto che ha portato all'arresto della crescita, perché 7 kg a 10 mesi oggettivamente con un peso di 3,5 avrebbe dovuto raddoppiare praticamente almeno 4 mesi prima. Quindi evidentemente c'è stato qualche problema di base che non è stato prontamente riconosciuto, sicuramente quello. Vabbè, ovviamente io parlo con il senno di poi, quindi Cioè, voglio no, dire, quindi assolutamente, chiaro. assolutamente non c'è nessun attacco ai colleghi. Però ecco, mi fa molto piacere sentire il professore Maggiore su questo aspetto che ho sollevato, che io per la verità propongo a denti stretti, perché dico una cosa un po' imbarazzante. Voi altri, soprattutto i giovani, pensate che l'epatosplenomegalia debba essere diagnosticata con l'ecografia. Io devo dire che non sempre c'è concordanza fra la valutazione clinica e quella ecografica. Prego, Peppe. Io, guarda, sfondi porte aperte, io sarò provocatorio per dire che l'ecografia è stata un po' la tomba del pediatra, perché se un pediatra deve chiedere l'ecografia, come spesso succede, se quel fegato è ingrossato oppure no, è la morte, perché non è questa la caratteristica, lo scopo dell'ecografia, deve dare caratteristiche su la struttura del fegato, sulla presenza di vie biliari eventualmente dilatate, sulla presenza delle connessioni vascolari, ma non sull'epato né sulla splenomegalia. Però comunque io credo che si sia perso, e questo va detto, sarà colpa, evidentemente è colpa nostra perché non abbiamo insegnato bene, o che non abbiamo prestato sufficiente attenzione per motivare i giovani a dire, a mettersi lì, a vedere un paziente, a palparlo più volte, come si faceva, sono vecchio, ai miei tempi. Quindi io credo che noi abbiamo un po' sbagliato, l'ecografia ci ha favorito un po' perché diceva, tanto poi c'è l'ecografia, però quello che dicono le mani, che evidentemente devono essere, diciamo, abituate, soprattutto riguardo alla consistenza, l'ecografia non lo dirà mai. Sì, grazie, grazie. Giuseppe, io penso che, consentimi di sottolinearlo, di stressarlo questo messaggio. Cerchiamo di perdere un po' di tempo e valutare proprio con l'esame fisico, col vecchio esame fisico, le dimensioni di fegato e milza. E penso che ci possiamo avviare alla conclusione, se non ci sono altre domande, però c'è la Alessandra Cristina Niespolo che in qualche modo vuole una risposta, cari professori Maggiore e Indolfi. Quindi volevo chiedere in conclusione, dice la dottoressa Niespolo,
perché non ho capito bene, è raccomandabile prescrivere bilirubina totale frazionata nel momento della dimissione dal nido? Ora rispondo io perché c'ho il... Ah, il concetto è, non può essere un singolo nido che fa una cosa, che sceglie una strategia rispetto a un altro, o è una cosa che si fa per un'iniziativa nazionale, o se no non serve a niente. Perché il numero proprio basato sulla rarità della condizione è come per dire il nido X può fare lo screening degli organico-aciduri, vabbè, lo farà, ma gli altri... Allora, il problema si risolve o rimanendo in questa situazione, oppure facendo un salto di qualità e interpretando come uno screening generalizzato, perché è sempre uno su 30.000, quindi vuol dire che 29.999 bambini non avranno la atresia biliare. Grazie Giuseppe Maggiore. Giuseppe Indolfi, Silvia, Pietro, desiderate aggiungere qualche altra cosa che non siete riusciti a dire? Un ultimo commento proprio su questo aspetto e su quest'ultima affermazione del professor Maggiore. Quello studio di JAMA a cui il professore faceva riferimento aveva screenato, mi sembra, più di 10.000 bambini, che è un numero consistente, e comunque le conclusioni erano abbiamo ottenuto dei risultati, però dobbiamo valutare il costo-beneficio di proporre un tale screening su tutta la popolazione. Però ovviamente rimane un aspetto molto interessante, è quello che potrebbe permettere la diagnosi precoce, quello a cui tutti aspiriamo. Pietro, volevo solo aggiungere, solo puntualizzare la storia degli acidi biliari. Innanzitutto io l'avevo messa tra parentesi perché mi rendo conto che bisogna richiedere bilirubina totale frazionata. Io mi sono basato anche, visto che c'è il professor Maggiore, sul suo articolo su Medico e Bambino, io sono un assiduo lettore di Medico e Bambino, però comunque era tra parentesi, è certo che non in tutti i bambini che hanno un po' di ittero si va a richiedere. No, ma hai fatto benissimo, se mi consenti, a scriverlo, perché ci hai dato l'opportunità, appunto, quella è la bellezza, no, del dialogo, del confronto. Ci sono tante zone grigie, ci sono tante incertezze, cioè, no, anzi, io ti sono personalmente, penso anche a nome degli altri relatori, molto grato di questa segnalazione. Poi abbiamo discusso, abbiamo convenuto che non è opportuno farlo in prima battuta, ma grazie per aver sottolineato questo aspetto che ci ha offerto appunto la possibilità di discuterne. Silvia? Io non posso che ringraziarvi per le perle e gli insegnamenti. È stato un piacere condividere con voi questa sessione, grazie mille. Grazie a te, e io penso che a questo punto ci possiamo avviare alla conclusione, e non voglio aggiungere altro perché i relatori sono stati molto chiari e incisivi, appunto ci hanno dato per iscritto i messaggi chiave delle loro relazioni. Io non dimenticherò mai, si parla di tanti anni fa. Mi ricordo che Giuseppe Maggiore incominciava proprio una delle sue relazioni sulla atresia dei vie biliari proiettando l'immagine di un bambino, di un neonato, di un lattantino che aveva avuto un'emorragia cerebrale proprio da carenza di vitamina K. Pensavo nella mia vita poi di non osservare mai un bambino con atresia delle vie biliari il cui esordio clinico era l'emorragia cerebrale. Invece poi è capitato anche a noi, un bambino che quindi era passato totalmente inosservato, totalmente diciamo senza alcun sospetto da parte dei genitori che magari si illudevano del solito ittero del latte materno, del povero pediatra di famiglia che evidentemente non aveva colto questo ittero subclinico, se ne dire, eccetera. Ebbene, il bambino è venuto all'osservazione dei medici con un'emorragia cerebrale da deficit di vitamina K. Va bene, io vi ringrazio ancora della partecipazione e vi auguro una buona serata. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Bye bye.